Sabato 29 maggio, presso l'area VUL, si è tenuta la seconda iniziativa di Noi Città Pulita. Dopo la pulizia dell'area Ticinello del mese scorso, il sindaco Alessandro Cattaneo incontra la classe seconda O dell'Istituto Professionale Luigi Cossa per provvedere alla pulizia delle rive del fiume al Parco VUL. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il sindaco e i ragazzi sono riusciti ad effettuare la bonifica dell'area. Siamo qua per la seconda iniziativa di Noi Città Pulita. Avevamo pulito inizialmente un mese fa la zona del Ticinello, oggi ci siamo dedicati al VUL. Insieme a noi la seconda O del Cossa che ha aderito all'iniziativa. Chiediamo ai ragazzi allora com'è andata questa pulizia questa mattina della riva del Ticino. Bene, io mi sono divertito, ho capito la fatica che fanno gli operatori a pulire e quindi cercherò di non sporcar più, dai. Avete trovato un po' di tutto? Cosa avete trovato? Ma io ho trovato una metà bicicletta. L'ho aiutato e vabbè, poi anche lui ha trovato. Io ho trovato dei jeans, un cerchione, un coprifango e altre cose. Ha lavorato. Avete imparato qualcosa? La prossima volta state più attenti a tenere pulita la città al Ticino? Sicuramente. Vabbè. Sì, sì. Con tutte le cose che abbiamo trovato, cioè, non mi viene neanche più voglia di buttare cose per terra. Bravo. Va bene, allora intanto ringraziamo loro. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Ringraziamo anche le professoresse. Grazie alle professoresse. Alla prof Sara, alla prof Morgante. Prof Morgante. Lei? Io da parte dell'amministrazione comunale ringrazio tutti i ragazzi del COS in particolare e credo che il messaggio, come abbiamo visto, insomma, sia arrivato. Noi come amministratore possiamo fare tanto, dobbiamo fare tanto, dobbiamo mettere più cestini, ci dobbiamo impegnare ad arrivare dappertutto, ma se poi insieme a noi non ci sarà l'impegno, la sensibilità, la mentalità giusta di tutti i ragazzi, di tutti gli abitanti di Pavia, noi non centreremo l'obiettivo. Tutti vogliamo una città pulita, tutti vogliamo una città ordinata, riusciremo a raggiungere l'obiettivo però se veramente questa sfida la giochiamo tutti insieme come questa mattina. Quindi credo che l'obiettivo oggi è centrato, dobbiamo proseguire su questa strada. Grazie ancora ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci.